capite bene che letta in questo modo la partita dell'acqua è fondamentale, diventa altrettanto evidente perché la spiegazione del perché noi vinciamo un referendum e tutte le istituzioni dal livello più basso a quello più alto e i poteri forti cercano di far finta che il referendum non sia successo, anzi ci raccontano una nuova favola. È interessante questo passaggio perché la prima favola hanno chiaro anche loro che non funziona più, e cioè durante la prima favola loro ci raccontavano che il privato è bello. Guardate che fino a 5 anni fa tutti dicevano privato è bello, adesso non lo dice più nessuno. Hanno capito che noi non siamo d'accordo, hanno capito che noi col referendum non siamo diventati anticapitalisti, lo dico per chi sogna. Non è vero che ci sono 27 milioni di anticapitalisti in questo paese, non è neanche vero che ci sono 27 milioni di antiliberisti, o forse ci sono ma non lo sanno, però ci sono 27 milioni di persone che hanno rotto la catena culturale che le legava all'idea che il mercato era l'unico regolatore sociale, cioè quella cosa che prima veniva accettata, le persone hanno detto basta, hanno detto esistono dei beni, l'acqua in primis, che non possono essere regalati al mercato perché sono beni essenziali alla vita, diritti umani universali di tutti gli esseri viventi, e devono tornare nella disponibilità delle persone, degli esseri viventi e delle comunità. Allora cosa fa il modello? Cerca di nuovo di dirci che il privato è bello? No, non gli interessa più, ci racconta la nuova favola. E cioè ci dice che noi siamo come nell'antica Grecia, dove esistevano delle divinità che non stavano nella vita quotidiana delle persone, erano quindi separate, inavvicinabili, inconoscibili, ma determinavano i comportamenti delle persone. Allora ci raccontano che esistono questi nuovi dei dell'Olimpo, che si chiamano mercati, che noi non sappiamo da dove arrivano e chi sono, ma provano emozioni, per cui si entusiasmano, si impolleriscono, entrano in fibrillazione. No, leggete i giornali, mercati in collera, mercati entusiasti, no? E come tutte le volte che esistono delle divinità, cosa devono fare gli umani? Sacrifici per ricercarne la benevolenza o per mitigarne la collera. Noi siamo nella nuova favola, cioè ci raccontano che esiste uno shock, cioè un'emergenza, ci sono delle divinità e quindi non parlano più ai nostri cuori e ai nostri menti, non vogliono più convincerci che il privato è bello. Loro dicono, va bene, avete votato, pensate che il privato non è bello, non è un problema, pensatela come volete, peccato che il privato è obbligatorio e inevitabile, cioè non vogliono più i nostri cuori e le nostre menti, gli basta la nostra rassegnazione. La nuova favola non chiede più che noi siamo d'accordo, chiede che noi accettiamo che questo sia ineluttabile e inevitabile. Questa è la partita che si sta giocando in questo momento. Tenete conto che questo sembra un elemento di ferocia, ma è anche un elemento di debolezza, perché la mia vera forza è se mi convinco. Se invece io devo alzare il livello del comando perché so che voi non la pensate più come me, di sicuro quella che si esprime è la mia faccia più feroce, ma ovviamente è una ferocia dettata dalla debolezza, perché preferono più il vostro cuore e le vostre menti, ma ho semplicemente la vostra rassegnazione. Il che non dice che quindi tutto può andare bene, ma dice che noi dobbiamo semplicemente cominciare a ricostruire dei luoghi pubblici in cui parliamo di queste cose, cominciamo a dire attenzione, è veramente quella la strada che dobbiamo perseguire? O forse si può cominciare a dire che questo modello è quello che non funziona e quindi occorre invertire la rotta. Altra notizia di questi giorni, quest'anno sarà un anno di totale siccità. Attenzione, non vuol dire la Sicilia, vuol dire la Toscana, vuol dire il Trentino. Quest'anno sarà l'anno in cui la siccità si esprimerà in termini che non sono mai, in termini di dimensione, mai avvenuti prima. Cioè chi pensa che tanto le risorse d'acqua continueranno a esserci sempre,
sempre, quest'anno si conterrà col fatto che anche in Trentino probabilmente ci saranno le autobotti che cominciano a girare perché l'acqua non è sufficiente. Capite bene che la partita diventa allora ancora più chiara, perché se l'acqua, oltre ad essere un bene essenziale, diventa un bene scarso, a maggior ragione interesserà i mercati e i capitali finanziari, ma a maggior livello dovrà interessare il fatto che non ce ne riappropriamo, esattamente proprio perché diventa un bene sempre più scarso. Questa è la partita che abbiamo davanti, ed è una partita che sostanzialmente ci deve far dire che tutto quello che è successo con il referendum è la strada che non dobbiamo dimenticare. Provo a dire due o tre parole su questo e poi chiudo. Molti attivisti pensano che il referendum sia stato una sorta di miracolo, come tutti i miracoli, inspiegabile, inconoscibile, soprattutto irripetibile. Guardate, questo è soprattutto un problema degli attivisti, è un tipo, siccome mi capita di girare l'Italia, la mia idea è che sono soprattutto gli attivisti che pensano, cioè quelli che più si sono dedicati, che pensano che in realtà è venuto un miracolo, cioè una cosa irripetibile. Anzi, gli attivisti spesso sono addirittura quasi risollevati dall'idea che tutte le pedine si sono rimesse al posto giusto, cioè i poteri forti sono tornati forti e noi siamo una grande comunità ampia, sensibile, generosa, ma una grande minoranza. Come se ci fossimo spaventati per una volta che quello che abbiamo detto è diventato maggioranza nella società. E quindi abbiamo in mente che questa nuova fase è ancora sulle nostre spalle e ci continuiamo a dimenticare che fuori di qui ci sono 27 milioni di persone che, ripeto, non sono anticapitaliste neanche antiliberiste, ma sono più permeabili di ieri e curiose di ieri. Io tutte le mattine a Roma prendo l'autobus, quando salgo dico 1 su 2 ha votato sì. Sapete perché lo dico? Per abituare il mio modo di guardare le persone a non ricorrere allo stereotipo precedente, perché se io sto allo stereotipo precedente salgo sull'autobus dico: come cavolo abbiamo fatto vincere il referendum? Ma siccome il referendum invece abbiamo vinto, io quando salgo dico 1 su 2 ha votato sicuramente, almeno 1 su 2 ha votato sì. Questo mi aiuta a capire che il mio modo di guardare la realtà che è sbagliato, quello precedente, e che devo riabituarmi a un'idea che fuori c'è un mondo di persone che, avendo rotto una catena culturale, è più disponibile a capire, a essere, diciamo, permeabile a nuovi modi di ragionare sulla vita, sulla realtà, sui beni comuni, sulle cose che sono in campo. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché altrimenti rischiamo di iniziare questa seconda fase con l'idea che tutto sta sulle nostre povere spalle, ma fuori la gente non c'è. Io vi do alcuni dati tanto per chiarirci. Per esempio, la categoria anagrafica che ha votato di più al referendum sono i ragazzi del 18 ai 25 anni, 67%. Io ci tengo questo dato perché fa piazza pulita su tutti i luoghi comuni che quelli che hanno almeno la mia età hanno in genere sui giovani. Io l'ho sentito tutti, Noi però i giovani, però i giovani. Bene, dai 18 ai 25 anni, che tra l'altro, oltre che i giovani, sono quella fascia di età che nel adolescenza di finita italiana facciamo fatica a non chiamare bambini, beh, sono quelli che hanno votato di più. Io credo che quelli che hanno meno età devono fare pace con l'idea che quando noi parliamo male dei giovani, noi parliamo male soprattutto perché sono giovani. Su questo ci dobbiamo fare pace e chiudere la partita. Secondo elemento, ha votato sia al referendum il 28% degli elettori del PDL e il 42% degli elettori della Lega Nord. Questo ci dice almeno due cose. Uno, che anche i partiti fondati su vincoli autoritari molto definiti, il comando dall'alto non funziona più. Bossi e Berlusconi hanno detto più volte: non andate a votare, ma parte consistente del loro elettorato non ha obbedito. Ma vuol dire anche che il Movimento per l'Acqua è stato capace di comunicare che la partita dell'acqua era molto più una riappropriazione sociale dal basso verso l'alto che non l'ennesimo chiacchiericcio tra centrodestra e centrosinistra. Peraltro entrambi responsabili delle privatizzazioni.
Toscana, eccetera, eccetera. Terzo elemento, ha votato al referendum il 25% dei cosiddetti astensionisti cronici, cioè quelli che per ideologia o per rassegnazione non votano da anni, e quelli hanno pure dichiarato che continueranno a non votare. Un quarto di questa fascia ha votato al referendum, il che significa che il Movimento per l'Acqua è riuscito a intercettare anche una fascia di persone non distante culturalmente, ma distante culturalmente dall'idea che il voto potesse produrre un cambiamento. Un quarto di loro ha votato. Ultimo dato, il 16% di quelli che hanno votato hanno dichiarato di avere partecipato attivamente alla campagna referendaria, dove la partecipazione minima era: ho distribuito volantini nel mio condominio. Rapido calcolo vuol dire che 4.200.000 persone in questo paese hanno fatto gesti attivi per ottenere il risultato referendario. Dico queste cose perché fuori c'è una prateria di persone che non hanno già fatto tutte le connessioni, che non fanno l'analisi complessiva, ma che hanno rotto una catena culturale e cominciano a guardarsi in giro. Quindi il problema è che se quelle persone non le intercettiamo successivamente, il problema è nostro, non è loro. Il problema è di come noi ci rapportiamo, il problema è di come noi torniamo a guardare la realtà con vecchie lenti invece che guardarla con lenti nuove. Allora questa partita diventa la partita decisiva, non tanto solo sull'acqua. L'acqua è un paradigma, ovviamente è un paradigma del nuovo linguaggio dei beni comuni. Voi avete visto che ormai c'è un'inondazione, no? Del linguaggio dei beni comuni. L'altro giorno a Stadio di Napoli c'era scritto Cavani un bene comune. Ovvio che poi dovremmo trovare un po' più di definizione, anche perché io sono interista, quindi insomma che Cavani un bene comune mi sembra esagerato. Però tolto questo, però questa inondazione ha un aspetto positivo che segnala un cambiamento di linguaggio. Comincia a andare un po' in secondo piano io, l'individualità, eccetera, eccetera, e si comincia a tornare a ragionare in termini collettivi, di solidarietà, eccetera, eccetera. Questa partita diventa la partita che va giocata. Ma per giocarla servono almeno due cose. Uno, i movimenti devono fare un salto di qualità. Salto di qualità, lo accenno solo perché sennò mi rubo troppo tempo, significa sostanzialmente passare da valle a monte. E cioè noi non possiamo più pensare che c'è qualcuno che prende le decisioni a monte e noi interveniamo a valle. Loro privatizzano e noi contrastiamo le privatizzazioni. Loro decidono cosa, come, perché si produce e noi facciamo la scelta individuale al supermercato sul prodotto da scegliere. Capiamoci, non voglio essere frainteso, tutta la narrazione del consumo critico è stata fondamentale per modificare le culture, le coscienze, gli stili di vita individuali. Ma oggi noi dobbiamo dire che quella parte non è più sufficiente e dal consumo critico dobbiamo passare alla critica della produzione. Cioè dobbiamo cominciare collettivamente a dire che cosa si produce, perché si produce, dove si produce e come si produce. Non possiamo più accettare che siano altri a farlo per poi noi intervenire a valle. E la stessa cosa è che quando noi diciamo che va ripubblicizzato il servizio idrico, vanno riappropriati socialmente i beni comuni, dobbiamo anche cominciare a dire che bisogna salire a monte e cominciare a dire dove sono le risorse, dove sono le finanze e riappropriarci esattamente di quelle. E allora venendo alla vicenda trentina, ma a me sembra una cosa lampante. Io faccio un'affermazione un po' forte: per amore degli enti locali i cittadini devono essere spietati con gli amministratori locali, per amore degli enti locali. L'ente locale è il luogo della democrazia di prossimità. Fate attenzione che tutte le politiche dall'Europa e dalla BCE in giù hanno come fine ultimo la scomparsa degli enti locali. Se ne sono accorti tutti tranne gli amministratori locali, che continuano a pensare
che ad ogni vincolo che arriva loro stanno lì dentro con l'idea del io speriamo che me la cavo. Siccome non se la cava nessuno se non si interrompe questo flusso, agli enti locali, gli amministratori locali ci hanno fatto un discorso molto chiaro, loro devono decidere se sono gli esecutori dei vincoli che arrivano dalla BCE grado per grado fino a loro, o se sono i garanti della redditività finanziaria dei servizi pubblici a loro affidati, o viceversa se si schierano come luogo di prossimità della democrazia e quindi come luogo della cittadinanza attiva delle persone che abitano un territorio. Guardate che oggi non c'è mediazione possibile. Diciamo che ci può essere comprensione per chi si mette in cammino e prova a capirlo, ma io quando sento dire che per ripubblicizzare l'acqua, facendo peraltro un SPA che non ha nessun senso, dobbiamo dare 42 milioni perché la SPA che gestiva ha un indebitamento dovuto a un'operazione legata all'energia, dico, qui gli amministratori locali non hanno ancora capito qual è la partita che si sta giocando. Gli amministratori locali continuano a pensare che loro sono gli esecutori dei voleri dei capitali finanziari, per quanto la raccontino. Magari sono pure inconsapevoli, ma questo è un aggravante, perché non è che possiamo più pensare che tutti stanno a qualsiasi livello e tutto succede loro in saputa, no? C'è perfino un segretario di un partito autoritario che scopre che addirittura in casa sua succedono le cose a sua insaputa, no? Questa cosa qua è assolutamente inaccettabile a qualsiasi livello. Amministratori che non sanno di che cosa si parla non possono ricevere comprensione, devono andare a casa, perché siccome è stata una libera scelta fare gli amministratori, devono fare il piacere, non dico di sapere tutto, ma di mettersi nella dimensione della conoscenza e della consapevolezza. Allora la partita che si gioca qui è assolutamente decisiva. Bene lo scorporo, per entrare nel merito. Cioè, se qualcuno dice scorporiamo il servizio idrico, è utile perché? Perché intanto c'è un progetto della grande multiutility del nord, che è un progetto che mette insieme gli indebitamenti finanziari di quattro grandi società, capiamoci, perché poi noi ci raccontano che vogliono mettere insieme IREN, che è Torino, Genova, una parte dell'Emilia, ERA, che è il resto dell'Emilia più un pezzo delle Marche, A2A che è la Lombardia e anche un pezzo vostro, tutto questo per fare la grande utility in grado di competere sul mercato internazionale, di fare il grande campione nazionale, eccetera, tutte robe che ci raccontano da vent'anni. Quel progetto lì è fatto per mettere insieme quattro indebitamenti finanziari colossali e farli pagare ai cittadini. Allora, che qui si decida lo scorporo dell'acqua è un primo passo che mette una pezza, che mette, diciamo, un granello di sabbia su quel progetto lì. Ma attenzione, o si è capito che cosa gli elettori hanno detto l'anno scorso, o si capisce qual è il livello del conflitto in cui siamo immersi e gli enti locali sono in prima persona su questo, oppure non andiamo da nessuna parte. Mi spiace che non ci sono amministratori, perché io vorrei chiedere agli amministratori che cosa significa, perché non è il primo luogo dove vado che succede questo, che ci raccontano che l'acqua è un servizio pubblico e la mettono in mano un SPA. Ora, essendo che l'SPA ha come unico scopo la produzione di profitti, a me sembra che sia un po' come le situazioni umanamente esistenti dei transgender, cioè l'anima è servizio pubblico e il corpo è il contrario di un servizio pubblico. Normalmente queste situazioni, che hanno bisogno ovviamente di un percorso di consapevolezza individuale eccetera eccetera, si risolvono quando si fa corrispondere l'anima al corpo. Cioè, che senso ha che io
tutti i giorni vengo da voi a dire ma no, la nostra finalità è pubblica, e continuo a dire che permette, per realizzare quella finalità pubblica utilizzo uno strumento che è costituzionalmente il contrario della finalità pubblica. Io, se un amministratore me lo spiega, smetto di andare in giro a parlare, lo garantisco, però non ho mai trovato un amministratore che me lo spiega. Allora la cosa che mi viene in mente è che vogliono mantenere l'SPA in attesa di tempi migliori, in attesa di tempi in cui le sale sono meno piene, la gente fa meno presidi, ognuno si fa i fatti suoi, e quindi avendo l'SPA diventa tutto più semplice rimettere sul mercato tutto quanto. Non c'è altra spiegazione. Oltre a un piccolo fatto, che la SPA rende impossibile la partecipazione dei cittadini, per esempio. Provate a chiedere i documenti alla SPA. Non vi risponde e ha ragione. Che la SPA è un diritto privato, è come se io chiedessi i documenti alla FIAT. La FIAT mi dice, ma lei chi è? Io sono un ente di diritto privato, ma non devo dare i documenti. Quando un sindaco mi racconta, no, ma se io gli chiedo me li danno, deve sapere che non è un diritto. E peraltro è il sindaco. Se la SPA si comportasse come da normativa, non dovrebbe fornire alcuna informazione. Se per caso la fornisce, non è un pregio, è semplicemente una mediazione che avviene, che è cosa ben diversa dal diritto dei cittadini di sapere esattamente che cosa succede. Non parlo nemmeno del controllare, perché ovviamente quello sta fuori da ogni logica. Chi pensa che si possa esercitare un controllo sull'SPA non ha capito perché si fa l'SPA. L'SPA si fa esattamente per sfuggire al controllo. Tant'è vero che le decisioni su tutti i beni comuni, guardate la trasformazione dei comuni, voi votate i consiglieri comunali di Trento, giusto? Ogni 8 anni, perché ce lo permetterà. Bene, voi votate i consiglieri comunali, convinti che votandoli loro poi si troveranno a un tavolo per amministrare i vostri beni comuni. Poi questi si ritrovano a un tavolo e scoprono che l'oggetto del loro lavoro non c'è più. Immaginate, il consigliere comunale che dice sindaco discutiamo di acqua. No, abbiamo fatto un SPA per discutere il consiglio di amministrazione. Allora il consigliere dirà sindaco discutiamo di energia. No, abbiamo fatto un SPA per discutere il consiglio di amministrazione. Il consigliere dirà beh, discutiamo di rifiuti. No, abbiamo fatto un SPA per discutere il consiglio di amministrazione. Esasperate, la discutiamo il trasporto pubblico locale. No, abbiamo fatto un SPA, discutiamo questa amministrazione. Capite dove siamo arrivati? Noi votiamo consiglieri comunali convinti che il loro ruolo sia discutere dei beni comuni, questi arrivano lì e l'oggetto del loro lavoro non c'è più. E dei vostri beni comuni discutono consigli di amministrazione che voi non avete eletto, spesso non sapete nemmeno come si chiamano le persone che stanno lì dentro, e loro sono quelli che decidono sui beni comuni. Capite che c'è uno stravolgimento. Che però non possono essere loro cambiati, perché quel modello copre tanti piccoli privilegi, tante piccole rendite di posizione, spesso interessi anche illegali, non dico la provincia di Trento perché non conosco, ma insomma, se tanto mi dà tanto, per questioni statistiche succede in tutto da qualsiasi parte. Allora il problema non è che possono cambiare loro, il problema è che dobbiamo cambiare noi. Cioè noi dobbiamo cominciare a dire che vanno riaperti gli spazi pubblici della decisionalità collettiva. E questo va detto nel senso che va serenamente, allegramente, democraticamente imposto. Lo dico esattamente con questa contraddizione, perché io non penso che noi dobbiamo mettere in campo una politica rancorosa. Perché noi ogni azione che dobbiamo fare dobbiamo porci l'obiettivo che il giorno dopo ci sia uno in più e non uno in meno. Però queste cose qui vanno imposte, collettivamente, con grande allegria, ma vanno imposte. Perché? Perché per riaprire gli spazi pubblici della decisionalità collettiva o lo fanno i cittadini partecipanti o non succederà mai che il sovrano cede sovranità. Perché questo non avviene fisiologicamente, e se il sovrano si propone di cedere sovranità voi dovete fare molta attenzione, perché è quasi sicuramente un trucco. Noi dobbiamo pretendere dagli amministratori locali che siano permeabili, cioè che
che aprono le finestre, se fuori c'è fibrillazione loro diventano permeabili, se fuori non c'è nulla loro prendono le decisioni, e a quel punto nessuno può dirgli nulla perché noi siamo ognuno a casa propria. Ma se fuori le persone scendono in campo devono aprire le finestre ed essere permeabili. Questa è la partita che dobbiamo giocare, e secondo me la vinciamo se teniamo in mente qual è stato il vero elemento che ci ha fatto vincere il referendum. Noi abbiamo vinto il referendum non perché siamo diventati tutti militanti, o siamo diventati tutti martiri, o siamo diventati gente che stava in piedi 24 ore al giorno. Non è così. Noi abbiamo vinto il referendum perché compatibilmente con la quotidianità di ciascuno, ciascuno di noi ha fatto un piccolo passo in quella direzione, ma soprattutto ciascuno di noi ha capito che quel piccolo passo o lo facevo io o non lo faceva nessun altro al mio posto. Questo è il segreto che ci ha permesso di vincere il referendum. Siamo stati diversi milioni, ciascuno dei quali ha fatto un passo con la consapevolezza che anche solo quel piccolo passo spettava a lui, e se non avesse fatto uno l'avrebbe fatto per tutti. Noi vinciamo questa prossima partita se esattamente stiamo dentro quella dimensione, cioè guardiamo fuori chi c'è, immaginandoci la possibilità e ragionando sul fatto che vanno riattivati i cittadini nella stessa maniera. Ognuno deve fare il suo piccolo passo e nessuno può farlo al posto di un altro. Se giochiamo così la partita, noi vinciamo anche questa seconda parte. Grazie, scusate.